capelli. Il taglio dei capezzoli. Lodi sta per essere bombardata. No, ma come? Ma che puntata è in cui? La prima volta nella storia del collegio entrerà il telefono cellulare. Oh merda. Chi ha ordinato 16 aragoste? Presidente, che cazzo ha detto che si poteva usare il telefono? La banda del ciuffo. La bamba di Gubbio. Ma come mi tagliate i capelli? Vi pago veramente. Ma che cazzo paghi? C'hai 7 anni. I plasmon gli dai. Ma lui che ha? Mi hanno tirato una badellata sulla faccia. Scusa, ascolta. Bro, sei inchiavabile con quei capelli. Ringrazia Dio che te li sta tagliando gratis. No, mi piace. Adesso puoi fare il cespuglio nella recita scolastica. La siepe puoi fare. Ascolta, a parte che ti stanno facendo un favore, che c'avevi un procione fulminato in testa. Ma va a fanculo, vai in guerra, dovete andare. Piange per ste cazzate, maledetti. Questo che è? Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio che ha fatto un incidente, questo. Ragazzi, ma quanto siete stati pagati per venire a fare i pagliacci qua? Ma quanti pugni in bocca non ti hanno dato i tuoi genitori per dire una cazzata del genere? Prendetelo e buttatelo in un tombino. Fategli pulire i cessi col naso. Che so, figlia della gallina bianca. Perché parla in portoghese questa? Come gli ha definiti lei? Inizialmente avevo detto falliti. Tu invece, cazzo, sei un uomo di successo. Quelle sbarcine sembra stanviate. Non devi parlare in portoghese. Sei nervoso, ma veramente una. Non si capisce un cazzo di quello che dici. Siamo in Italia. Vengo da Barletta, ho 16 anni. E non so parlare italiano. Oddio, Mussolini, all'improvviso. Oh, non ce n'è uno che sappia la nostra lingua. Quindi l'hanno sparato nell'occhio. Non mi dica che lei. Ma che gli sta? Lo Chantecler in testa. Gli si scioglie il cranio. Non è la persona che ho immaginato. Io ti amo. Ma che dice? Zitta, la pubblicità. Ci sto soltanto a farlo crescere, a curarlo. Perché è un cane. Cosa? Tecnica della moltiplicazione del porco. Ma lui poverino è invalido, lascialo stare. Li hanno arrestati, fa la fotosegnaletica. Lei come ha reagito? Molto male. Quelle sbarcine sembra stambiate. Ah, che ha iniziato a invocare Satana. Dominus erectus vitae sacrificio. A tutto ci si abitua, no? Io mi sono abituato alla pelata. Capito, fratello mio, ma c'hai 79.000 anni. Ho sentito quest'aria. Mi sono cagato sotto. Flavio purtroppo non comprende l'importanza di questo inestimabile patrimonio. Ecco, come mai? Sembrava così intelligente. Oggi vorrei farvi fare un tema sulla rabbia. Ma la rabbia è la malattia dei cani o... C'è una ragazza che io non posso avere. Ma la desidero da così tanto tempo che... Rapiscila. Signor Grosso, è riuscito a scrivere? Ma che disastro ha fatto quest'uomo? Io le do un compito. È normale, Sara. Io le do un compito di imparare a vivere. Anita non è una piccola donna, ma per me è una grande donna. Non fa una piega, signore. Ragazzi, volete vedere mia madre? Vieni. Vi presento mia madre, dai, vieni. No, non vieni. Dai, vieni. No. Vieni qua, bastarda! Facci vedere il culo, facci vedere qualcosa. Dai, sì. No, non è mia madre, non è vero. Otto, ok, uno. Bravo, complimenti. Questo 4, era il campione di danza. 5, campione di danza in una scuola di paraplegici. Questi comunicano coi versi. Come puzzi? Mamma, ma vaffanculo. Sofia è la mia ragazza. Hai trovato qualcuno che ti piglia? Quindi da dove giriamo? Ci facciamo finta che deve entrare da questo lato. Ragazzi, fa riderissimo. E non posso giocarmela. Bravo, sei troppo figo per ste minchiate. Lei cosa ha risposto? Non questo ricordo, non rimembro. Non rimembro. Cazzo, hai mangiato un dizionario. Per me questo collegio mi ha lasciato molte cose positive. Oh, che bei ricordi. Mi infilavano la creta nelle orbite. Che quanto è grossa la testa di quest'uomo. Non è normale. No, il Wendigo piange. Era una bella coppia loro due. Senza se fanno un figlio, che cazzo viene fuori? Una lontra. Flavio. Flauto. Mi raccomando. Ora, quanto fa ridere se viene messo sotto da una macchina? Arrivederci. Oh, Enzo. Cazzo gliene frega lui. Si conta le buste con i soldi della droga. Si mangia le pizzette. Oh, vedi, anche lui è lui dal futuro. Sono uguali. Io sono Optimus Prime. E io amo le lingue straniere. Si vede, infatti non hai detto una parola di italiano quando hai iniziato nel programma. È un talento nell'arte, lo so. Minchia, lo comprerei. Sembrava brutto quel disegno, invece è proprio una merda. Ah, lui ha fatto, vedi, lui ha fatto metà foglio nero perché non c'ha un occhio. Che è una rapa, che ha disegnato? Ho una sorella gemella. Ah, ok, pensavo mi fosse andata a puttane il computer. Non lo so, qualcosa che non va a questa ragazza. È finta, tipo, è tipo un alieno dei Men in Black. Come ti chiami? Ma che modo è? Non scoperanno mai nella vita quei due. Poverino, gli arriva un aeroplanino e gli cicate pure l'altro occhio a quello. Povera ragazza. Aurora. Allora, quello più normale in sta classe è quello che crede negli elfi e nei folletti e cerca i draghi nei boschi. Ma cosa è arrivata? Già mi danno a studiare. Cazzo, pensavi di essere all'acqua fan di Riccione? Chi è? Sono Professor Callahan. Why are you coming in Italy? È perché si mangia bene. Dai,
zitta, cazzo, stai zitta, non ce li hai tu mozzarella da mandare a inficcarti in due pasticciotti? Can I go to the bathroom? E questo non è non sapere, questo è essere stupidi, perché se uno ti ripete una frase, cioè può essere anche una scimmia, ma non puoi non ripeterla uguale. Can I go to the bathroom? Can I bruff to the clock? Ma che cazzo di problemi hai? Can I go to the bathroom? Get the boo? Vabbè, dai, vai a fare in culo. Buongiorno, collegiali, meravigliose creature. Che cazzo sei mangiata, Cristina D'Avenga? Stai calma, però, non farci incazzare. Che fanno male dopo tante ore seduti ai banchi di scuola. Il culo. I grandi. I coglioni. Dai, 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 uno finisce sotto un'auto, lo so, me lo sento. Se uccido deve fare la ruota. Ho capito, ma se mettete i sottotitoli uguale a quello che dice, non servono a un cazzo. Fa sto pazzo in culo. Vedere con gli occhi mi permette di vedere con la mente. Ma è arrivato Daredevil, è arrivato. Appena scopre l'LSD, questo è morto in una settimana. Chi risulterà peggiore a quegli esami? Andrà in Afghanistan con Pelazza a fare un servizio con le Iene. È finita adesso. Ciao, bastardi.